saperla, sì, un catanese, certo, un nome a caso, guarda, guarda caso, doveva partire. Ora, dovendo partire, qua c'è l'amico mio che lei è partito qualche volta, sì, oh, sì. Dico, dovendo partire, dovendo andare da Catania a Milano, qual è il mezzo migliore, più comodo, veloce, facile per arrivare a Milano? L'aereo, vedi che il signore l'aereo vive in questo pianeta. In un'ora e trenta si imbarca. Non vive qua lei nel pianeta Terra, dov'è lei? Di Castellumberto è? Che parente suo, vero? Si vede, ci assomiglia, sono preciso. È vero. Vabbè, in ogni caso, l'aereo, salvo chi aveva fatto biglietto, quello è, stava fatto l'imbarco, sindaco, la valigia trolle in demano, l'altra imbarcata, passa il varco, arriva per entrare sull'aereo, metto bere dall'aereo e si sento dopo le aree andare a spada, tu, e si vuota e non c'era nessuno. Ma ci sarà impressione, va per trasera una sua volta all'aereo, tu, e non c'era nessuno, improvvisamente una voce. Eccoci. Bare! Scusa, come un bare? Era una voce catanese. Giusto, a Catania, giusto, hai ragione. Scusa. Giusto. Bare! Ma che c'è l'evo? Sto sui palazzi, che era in bomba, capito? Perché siamo... Non do picchiare, sta apparecchio! Mi senti? C'è l'evoca. Ma è la voce vera. No, io ti chiesto se è per cantare. Lo so, c'è il famoso reverbero. Esatto. Sì, sta cacillo, Cammello. Disgraziato amaro, disonesto. Disgraziato. Malasottato. Eccolo, un applauso a Carmelo. Grande Carmelo. Grazie, che ti ha intrattenuto prima. Senti, ma dopo torni a cantare dopo alla fine. Facciamo... Dopo torna Carmelo, così poi ci vendichiamo noi. Vabbè. A tornare prima o poi il nostro palcoscenico, sì, disgraziato. Allora, vabbè, dicevo, la voce. Sì. Bare! Era meglio prima, però. Era meglio con l'eco, Carmelo! No, sto scherzando. Bare! Bare! Non do picchiare sta apparecchio! Ma che devi pigliare l'apparecchio per andare a Milano? Non do picchiare sta apparecchio! O senti? Ora io sfido chiunque qua presente, dico, tu che sei alto e grosso, un omaccione. Devo dire che lui è la mia custodia. Vero o no? Secondo me è un cicciaso. Brava, Iro. Ma secondo me se ci sfida la testa, no, io ci mannavo. Fatti però vedere un po' bene, no? Io ci entro, paro, ma non è che ci... Salvo, sì, alto e grosso significa anche coraggioso. Coraggioso, casambone. Ma tu. Dopo una voce del genere, che aderisci, non devi chiare a sta apparecchio, te lo saresti preso l'apparecchio. Iro sì, perché sì, è coraggioso. Però... Ma Ghido no! Un uomo che, così che medio, si preoccupa, medio, direbbe no, non me lo aspetta prego. Che ora Ghido cangia idea. Sì, sì. Lui decide di non prendere l'aereo, prende la valigia, esce dall'aeroporto, prende l'auto ed esce dall'aeroporto con l'auto. Vede partire e decollare il suo aereo, Ghido caduto l'avesse pigliato. Sì. Catania, Milano. Quello è. Signori miei, parte. Andrà esatto, andare perché sentisse pum 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 a cannila dall'aereo. A cannila. No, ci dice coccia a cannila. No, come ci fici coccio? E perché la candela, capita, che aveva l'aveva l'apato, l'aveva una lapa, allora, un motorino, una vespa. Tutti abbiamo candela, avuto la vespa, no? C'era la candela. Quando faceva coccio vuol dire che era sporca, pam, e scoppiava, no? Ora io devo dire una cosa, non sentivo questa frase, faceva coccio a cannila da quando coccio avevo 14-15 anni. Cioè 2 anni fa. Cioè sì, perché faceva coccio a cannila. Coccio significa che faceva questo rumore, pam! Signori miei, sì, quell'aereo fa questa... perde quota, che andavano ritti ritti andà a montagna, andà a Lettana, tutti morti. Quindi se te l'avessi picchiato, gioia mia, magari che è alto e grosso, devi essere alto e grosso, andà a andare a montagna, puoi essere rosso quando vuoi, quello è, andà a montagna, vabbè, perciò la voce ti aveva salvato la vita, capite? Certo, però salvo chisto una settimana dopo, sì, a Milano c'è Valchiri. E non è che poteva, capito? C'era un impegno. Certo, l'aereo no. No. Quindi non prendendo l'aereo decide l'alternativa. Dice, vabbè, mi piglio un treno, c'è tanto che ci vuole.
Catania Messina 7 ore, poi un resto. Poi è tutto veloce. Prima, ci vuole, veloce, prima veloce. Certo, 7 ore Catania Messina, poi dopo uno parte, certo, e fa i viaggi normali. Sì, no? Sì, sì, sì. Fa il biglietto, sì, arriva alla stazione, arriva con la valigia, va per mettere opere nel gradino del treno, a doppoleata. Sempre quello. La voce. Sì. Mare. La stessa. Sembra chi? Precisa. Così. Non do picchiare sto treno! Dice, ma io chi era a Milano? Non do picchiare sto treno! O senti? Ora dopo ho fatto dell'aereo. Dimmi la verità. Onesto. Puoi essere grosso. Chi trovo? Ma tu te l'avessi picchiato il treno? Giusto. No, non te lo prendi, lo so. Ormai ho capito come funziona. Un zignamento, no? Capito? Sì. Lui, sì, memore del fatto dell'aereo, sindaco, sì, non so picchiavo il treno. Scinnevo, pigliava la valigia, tornava a casa l'indomani, notizia sul giornale, un macchinista d'oceno, sì, ha messo un sito, gli eravano a morto, posso un anneato, coceno. Ma come come non in Italia questo... può succedere che uno muore anneato, coceno, tutti morti! Gli ha salvo, la voce gli aveva salvato la vita due volte. Per la seconda volta. Certo, però chi sta a Milano ce la fai chiedere. Sì. Ce la fai chiedere a Milano. Sì. La settimana dopo si organizza, dice, ma con l'aereo no, coceno no, no, la nave, sì, eh? Che, ma... che può succedere? Arrivo a Genova, mi organizzo, camagna, esatto, si va a Milano, sì, fa il biglietto della nave, prepara la valigia, arriva al porto di Catania, sì, Casendo Botto mette il piede nel primo gradino della nave, sì, a doppoleato, no, un'altra volta, la voce, mare, uguale, la stessa, non da picchiare sta nave. Ma io chi era a Milano? Non da picchiare sta nave! O senti? E a lui a un certo punto fa saperla, sì, non ne può dire. E certo. Se siete